AIDS e infezione da HIV sono tutt'altro che scomparsi. Per questo la ricerca è in continua evoluzione. Il Centro per la cura dell'AIDS e dell'infezione da HIV, incardinato all'azienda Ospedale Università di Padova nel reparto di malattie infettive, gestisce oltre 1.800 pazienti. Il reparto ha partecipato allo studio Gemini e oggi offre ai suoi assistiti la terapia di ultima generazione a due farmaci. Ma non solo. Tra il 2021 e il 2022 arriverà anche un rivoluzionario farmaco somministrabile attraverso iniezioni intramuscolari a lunga durata d'azione. Siamo riusciti a trasformare l'infezione da HIV da malattia mortale a malattia cronica, a prezzo che la terapia venga sempre presa. Questo vuol dire prendere la terapia per lunghi periodi di tempo, addirittura per tutta la vita, tanto che si parla di terapia long life. L'infezione da HIV dorme, non dà più problemi. Questo si accompagna a una ripresa poi dell'attività del sistema immunitario e quindi al far sì che le persone con infezione da HIV che sono in terapia, che hanno questa soppressione virologica sempre continuativa, hanno una sopravvivenza pari o molto vicina alle persone senza infezione da HIV. E anche da un punto di vista di contagio, questo è fondamentale perché vuol dire che queste persone non trasmettono da un punto di vista sessuale l'infezione. L'avvento degli antiretrovirali sperimentati a partire dagli anni 90 è stata una rivoluzione nella cura delle persone sieropositive. L'obiettivo ora è migliorare ulteriormente la qualità di vita di chi deve convivere con la presenza del virus. Le combinazioni a due farmaci le stiamo già utilizzando, noi stessi poi come Padova, Centro di Padova, abbiamo partecipato proprio allo studio Gemini, che è stato lo studio poi registrativo per questa duplice combinazione. Teniamo presente che le linee guida internazionali, sia quelle americane che quelle europee, hanno messo proprio questa duplice terapia fra i regimi raccomandati di prima linea nei pazienti con infezione da HIV quando sono mantenute alcune caratteristiche. Per quanto riguarda invece i farmaci iniettabili, pensiamo che in Italia possano arrivare a fine 2021 o inizio 2022. Molto è stato fatto, ma in Italia e nel mondo vi sono ancora molte sfide da affrontare. Ad esempio quella dei pazienti che albergano virus multiresistenti o la sfida delle vecchie e nuove malattie che complicano la vita dei pazienti stessi. Ecco perché, nonostante i progressi, la lotta all'HIV continua. La prevenzione e la ricerca possono e devono ancora fare tanto.